Più di 1000 persone hanno affollato questa mattina la chiesa di Santa Croce di San Cipriano d'Aversa, dove questa mattina si sono svolti i funerali di Emanuele Di Caterino, il ragazzo di 14 anni accoltellato al cuore da un 17enne nella notte tra domenica e lunedì ad Aversa durante una rissa scoppiata per futili motivi. Una tragedia che ha sconvolto il piccolo comune del Casertano. Ai funerali, oltre agli insegnanti e ai compagni del liceo scientifico Enrico Fermi di Aversa, che indossavano una maglietta bianca con sovrimpressa la foto di Emanuele, anche tanta gente comune. Questi due giorni siamo stati malissimo tutti, non è stato un lutto solo per la famiglia, un lutto per tutti i ragazzi, genitori dei ragazzi. Senti, quando avete letto sui giornali che si parlava di, insomma, di camorra e queste cose qua? Diciamo che è stato... Scusate il termine, è un vero schifo, perché è morto un ragazzo che comunque non meritava affatto quella morte, perché Emanuele diceva era una bravissima persona, veramente una bravissima persona. Non ci azzecca niente la camorra contro la camorra, perché era un fatto che ci poteva succedere a chiunque, non ci azzecca niente appartenente o non appartenenza. Sono cose che tutti hanno, però su questo non c'entra niente. E hanno esagerato anche con i clan, contro clan, ma ero un ragazzo di 15 anni, che poteva mai fare? Quell'altro che l'ha ucciso lo conoscevate? Sì, però c'era una bestia, è un'offesa per gli animali essere chiamato un animale. Gremita, la piccola parrocchia e il suo sagrato, dove era stato allestito un maxi schermo per consentire a tutti di assistere alla cerimonia funebre officiata dal vescovo di Aversa, Angelo Spinillo. All'inizio della funzione religiosa, la madre della vittima, Amelia, si è stesa ai piedi della bara accarezzandola come se avesse tra le braccia il figlio. Al termine, la piccola bara bianca è uscita tra gli applausi della folla e uno stormo di colombe bianche che ha salutato per l'ultima volta Emanuele.